qualcuno potrebbe anche cedere su una presunta forma di discriminazione culturale. Sì, non c'è il tema di dire le volte a chi è a chi è istruito, a chi ha un talento, a chi ha una capacità, invece di mostrarsi meno disponibile a chi è privato di mezzi, di istruzione, che non per questo non ha il diritto all'affermazione di un proprio percorso di vita, alla felicità. Questo è uno dei temi che si affronteranno con altri progetti, altri strumenti. Colgo l'occasione per dirvi che noi ospiteremo a fine ottobre la edizione di San Pietro, il Festival della Mediterranea, che ha un focus, come sempre, tutto costruito sulle politiche migratorie, sui diritti dei migranti, sulla responsabilità degli organi di informazione, giustamente raccontare, quindi con speech di formazione specifici degli addetti da noi, e ci sarà una sessione di lavoro che avente come tema crisi afghana e accoglienza, che vedrà insieme Matteo Biffoni, che è delegato dell'Agenzia delle politiche migratorie, e James Schneider, e poi anche io come sindaco di Lecce, a volervi naturalmente garantire l'attenzione delle istituzioni tema. Visti come se fossero raccontare uomini neri, no? Cioè arrivano e voglio accogliere di fare, ci sono persone che non hanno storia, e invece tutte le persone che arrivano hanno una storia, hanno la loro biografia, hanno dei loro sogni. Uno degli aspetti che più mi ha colpito nel per esempio avere il rapporto con ragazzi che arrivano in Italia, vogliono gli uomini siano, il livello dei sogni delle persone che arrivano in Europa sono piccoli, sognano in modo piccolo, cioè non è come se non fosse permesso loro di realizzare quello che ci cioè è permesso, cioè costruire il futuro. Il fatto di ospitare gli anni dei percorsi, di dire a queste persone venite qui e noi ci impegneremo a far sì che voi fate quello che avete già fatto il vostro paese, significa, come dire, capovolgere la grammatica dell'accoglienza, significa dire che queste persone sono esseri umani con nome, cognome e la biografia. Io vedo qui l'elemento di innovazione notevole che c'è nel sistema dell'accoglienza, perché come voi sapete il sistema dell'accoglienza non solo è massificante, ma soprattutto, come dire, è mortificante dal punto di vista della costruzione di identità. Ci sono le vere politiche, con numeri, con persone che stanno lì e che aspettano di essere in qualche maniera giudicate come si partì, perché penso che lei hanno contezze che è più pragmatici. E quello che è la comunità umana, che c'è proprio rivoluzione è questo, no? L'ha detto, cioè una persona che ha un sogno e quello che fa il salto, in serio questo. E io penso che questo sia un modo giusto di rapportarsi a questo problema. Noi osservamo che abbiamo già iniziato in tutte le lingue del mondo una campagna contro il razzismo, continueremo a farlo e la nostra idea di comunicazione tecnica, cercheremo di portare avanti proprio questo, cioè che al di là della nazionalità e al di là della provenienza dobbiamo porci sempre, come dire, il problema che non dobbiamo solo volare nel contesto, non dobbiamo guardare all'alto, no? I problemi sociali spesso li vediamo sorvolando, ma in qualche maniera entra in relazione personale, e quando tu entri in relazione personale con un essere umano cambia la prospettiva a livello